constatiamo semplicemente che il nuovo vettore nazionale, di cui hai parlato tu, IFA, ha delle dimensioni talmente risibili che non è in grado neanche di garantire la continuità di dipendenti della vecchia Alitalia, perché su 10.000, anzi 11.500 che sono, al momento ne hanno assunto 2.800, con una progressione di assunzioni che è tutta da dimostrare. E per come è partita, per come è posizionata o per come non è posizionata nel mercato, noi abbiamo forti dubbi che questo possa succedere. Quindi non solo dar lavoro agli ex Alitalia, ma tantomeno riassorbire o integrare con un fabbisogno lavorativo i dipendenti Alitalia, che ripeto sono pronti a lavorare anche domani, ma in queste condizioni per noi non c'è un futuro lavorativo nel nostro settore, e questo è triste, e siamo venuti a dirlo qua, piuttosto che pietire cassa integrazione alla regione, che non è neanche la porta giusta a cui bussare, parlare di un futuro industriale e cercare di capire se per i lavoratori sardi di Alitalia la regione abbia qualcosa in mente.